chiusura sulla parità per la borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 26.384,77 punti. Sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scosse il Nasdaq 100, fermandosi a 7.629,12 punti. In frazionale progresso il Nikkei 225, più 0,24%. In ribasso l'indice cinese, meno 0,78%. Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Piatta Francoforte, che tiene la parità, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. In luce sul listino milanese il comparto materie prime, con un più 2,96% sul precedente. Seduta decisamente positiva per Tenaris, che tratta in rialzo del 2,98%. È previsto stamattina dal Regno Unito l'annuncio sia del tasso di disoccupazione, che delle richieste del sussidio di disoccupazione. Ancora stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'indice ZEF. Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della produzione industriale,